anche qui una novità, Antonio, perché magari ecco in ottica di recovery non c'era questo tipo di soluzioni fino adesso, e aggiungo anche non c'era questa tipologia di soluzioni fino adesso, soprattutto su questi sottostanti. Sì, allora la domanda relativamente alle prossime missioni di recovery, in realtà appunto questa è un'emissione che è partita questa settimana. La settimana scorsa abbiamo fatto un'altra emissione recovery, diciamo che ci sono le emissioni recovery nascono un po' da un mix di esigenze specifiche che possono pervenirci di fatto, oppure diciamo andando a osservare un po' sul mercato se fosse il caso avere delle soluzioni possono aiutare gli investitori. Scusami se ti interrompo subito. Hai detto esigenze specifiche. La abbiamo dedicato, ecco, due chat live e quindi voglio puntualizzare perché è fresco il tema, no? Esigenze specifiche, ad esempio, ho un certificato in sofferenza, vale 700, 720, 750, 780, ho il prodotto e magari ecco non ha più quella appeal, non ha più quella potenzialità per farmi rivedere anche, che ne so, con un mercato laterale o con un semplice con un rialzo contenuto, ha difficoltà a riportarmi a 1000. Cosa faccio? Prendo un prodotto che ha lo stesso prezzo, e qui i recovery, perché li chiamiamo recovery? Perché nascono sotto la pari, quindi vediamo anche caratteristiche un po' diverse, perché il prodotto già lo pago 7,50, no? Ecco, invece di 1000. Esatto. E magari sfruttando anche un mercato laterale, e anche qui, attenzione, lo riesco a fare con un'emissione che mi scade nel 2025, 2026, non lo so, 2027 forse, 2028 forse sì. Ecco, quindi giocando anche sulla scadenza riesco a riportare, a ricostruire il capitale anche sfruttando una lateralità dei corsi. È questa la filosofia e la ratio con cui guardiamo con interesse queste strategie. E questo prodotto ha già due caratteristiche che vi sto facendo vedere. La prima, che nasce sotto la pari, quanto hai messo? Adesso non mi ricordo, ecco, vediamo il dettaglio. 740 euro. Vabbè, diciamo che adesso sta a 7,59, quindi non è che è passato troppo tempo, ed ha la scadenza 2028. La cosa che, ripeto, Antonio, mi piaceva di più di tutte è anche il sottostante, perché magari, ecco, per fare recovery in passato dovevamo andare su titoli cinesi, possiamo dire, no? Che magari avevano un po' di appeal in più. Qui nasce una struttura che, insomma, guardandola anche così, anche a livello di sottostanti, non c'è particolare ulteriore rischio da assumersi, no? Perché anche lì, magari faccio una strategia recovery, tutto bello, prezzo, scadenza, eccetera, ma poi ho alcuni sottostanti che effettivamente devo un po' sperare che non facciano una brutta fine. Ecco, guardandoli Esatto, e davanti, non credo che soprattutto, sia questo il caso. se posso aggiungere, diciamo che i prodotti recovery, un'alternativa per costruire dei prodotti recovery è quella di andare a fissare gli strike non tanto al valore corrente dei sottostanti, ma andare a mettere degli strike che ad oggi sono, diciamo, out of the money, nel senso che sono al di sopra del livello corrente del sottostante. Quello che era chiaramente aiuta in fase di strutturazione perché permette di avere un prezzo, diciamo, un prezzo di emissione più basso, quindi andare anche a strutturare prodotti con prezzi di emissione 400-500, però dall'altro lato ti servono chiaramente titoli volatili, ma soprattutto pronti partenze e via, il titolo ti deve fare già un più 10, un più 20 affinché possa effettivamente svolgere il suo ruolo di recovery. L'aspetto interessante invece di questo strumento è che, come dicevi tu prima, la coperta, insomma, la lunghezza della coperta quella è, quindi da qualche parte la devi togliere. E quindi l'idea di questi strumenti qui, che è quella che ci piace di più quando si pensano dei prodotti recovery, è di ridurre il coupon, perché questa è una struttura che paga un coupon nominale del 2%, calcolato sempre su base 1000, e scaricare tutto quello che ti rimane sul prezzo, e questo ci permette di andare a strutturare il prodotto con un prezzo di emissione a 740, mantenendo però come livelli strike i livelli correnti dei titoli. Quindi non vado a mettere uno strike su
da San Paolo a 5 euro affinché mi venga il prezzo di emissione sotto la pari, perché poi in fase di strutturazione la coperta è lunga sempre uguale, quindi devi riuscire a muovere le leve in maniera ottimale per avere un prezzo di emissione a sconto. Quindi questo in un certo senso lo si può vedere come un prodotto tradizionale, dove al posto di offrirti il 12% all'anno ti offro il 2, ma ti do un prezzo di emissione fortemente a sconto. Ed è questo uno strumento che poi ti permette di ho un certificato in portafoglio che vale 760, 780, non voglio più correre il rischio perché magari scade entro l'anno, scade l'anno prossimo, quindi non ha più time value, non ha più valore temporale, o magari ce l'ha non troppo interessante per me, vendo quello e mi riposiziono su qualcosa che ha lo stesso prezzo, magari non è esattamente uguale, non è esattamente preciso, però insomma mi mantengo più o meno su quell'area di prezzo lì, e nascono proprio con questo principio qui. Settimana scorsa, nella è stato emesso il primo, se vogliamo, di quest'anno. Questa settimana il prodotto che stiamo lanciando, di cui stiamo parlando adesso. In realtà abbiamo già fatto qualcosa l'anno scorso, nonostante sia stato un anno eccezionalmente positivo, però c'erano, ripeto, alcune esigenze specifiche che ci sono arrivate, di prodotti che magari erano in scadenza, e chiaramente l'anno scorso, che è stato un anno particolarmente positivo, la strategia recovery ha funzionato perfettamente, perché poi il prodotto è andato in rimborso e quindi il cerchio si è chiuso. Ma guarda, Antonio, e poi chiudiamo la parentesi recovery. Anche guardando l'analisi di scenario si capisce che tipologia di prodotto è, no? Quindi già da solo mi rendo conto che sto avendo a che fare con un prodotto effettivamente recovery e lo trovo anche interessante come differenziale, no? In termini di performance. Ma la cosa più interessante, a mio avviso, è che secondo me va fatta notare, è questo di scenario. Dove io, magari per il recovery, c'è l'investitore che si approccia a questa soluzione che vi stiamo facendo vedere, non deve essere, devo aspettare necessariamente alla scadenza per far sì che si concretizzi effettivamente il recupero del capitale. Vedete che insomma anche le opzioni accessorie che poi Marex riesce a metterci dentro. Potenzialmente potrei anche non dover aspettare il 2028 perché ho anche a disposizione un autocall. È vero, devo attendere un anno, però un anno per ricostruire tutto quel capitale non mi sembra tantissimo. Quindi c'è anche un exit strategy che non inficia, ecco, sulla ratio, ecco, del prodotto, già con una finestra di uscita il 10 marzo 25 con trigger 100%. Poi ogni 3 mesi scenderà anche qui, quindi c'è una possibilità, ecco, discreta che no, non debbo aspettare fino a quella lunga scadenza. E quindi questo, ecco, fa sì che, insomma, per chi abbia necessità, ecco, di andare a risolvere un problema anche nel breve termine, questa è una soluzione che lascia aperte tante porte, ecco. Anche con soluzioni davvero nel brevissimo, perché un anno di vita con questo upside certamente è interessante. Ecco, il flusso cedolare, concludiamo, un prodotto che nasce a 7,40 non può avere quella linea, ma non può rispettare quel trade-off, no, che abbiamo detto prima, 1% con barriera 50, è ovvio che andiamo a barriera 60 e 0,5 perché lo paghiamo sotto la pari, quindi impariamo sempre a leggere le caratteristiche dei